Signore sia con voi. Dal e con il tuo spirito. Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro, le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Parola del Signore. Gloria a te. Siano lodati Gesù e Maria. Oggi, carissimi amici, celebriamo la bellissima festa della Trasfigurazione del Signore, che sappiamo ci accompagna ogni anno in due ricorrenze, la seconda domenica di Quaresima e questa bellissima festa nel pieno di agosto. Questa è una festa importantissima e che quest'anno, peraltro, essendo l'anno B, proprio ci facciamo tutta insieme con San Pietro, perché abbiamo sentito sia le parole dalle epistole tratte dalla sua lettera. E poi il Vangelo di Marco, sapete tutti quanti, spero, che l'ho detto tante volte, che Marco è la penna di Pietro, quindi abbiamo proprio un bellissimo resoconto da un testimone oculare principale. La festa della Trasfigurazione è innanzitutto importantissima perché consolida la nostra fede. Noi dobbiamo sempre ricordare che è vero che la fede è una cosa che non si può, come dire, provare scientificamente con una formula matematica o geometrica. Questo no. Però il nostro Signore, che è intelligente, la fede l'ha sempre voluta confermare con dei segni che venissero in soccorso della nostra intelligenza. Allora, San Pietro dice: guardate che noi non siamo andati appresso alle favole, non ce le siamo inventate queste cose, non ce le viene in tasca niente. Noi stavamo sul Monte Santo. L'abbiamo visto trasfigurato nel Vangelo, soltanto Marco dice, proprio perché Marco c'era, Matteo e Luca non c'erano, quindi cioè San Giovanni non ne parla di questo episodio, c'era anche lui. Dice, le vesti bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe. Mosè e Elia l'abbiamo visti, la voce del Padre l'abbiamo udita con le orecchie, quindi non era una cosa, sai, una locuzione interiore, una cosa strana, no, sono tutti quanti fatti. Che attestano, che accertano, dice, abbiamo una conferma migliore della parola dei profeti. Quindi questa è una cosa importantissima, perché Gesù ha dato tantissimi segni della sua divinità. Non soltanto questo è un episodio clou. Il Padre nella Sacra Scrittura tante volte, ve l'ho detto, parla tre volte, al battesimo per esprimere semplicemente la sua compiacenza. Questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Qui c'è il secondo step, questo è il mio video prediletto, non solo ascoltatelo, quindi state attenti che mo vi faccio un remind, questo non è un profeta, non è uno qualunque, questo è mio figlio, quindi quando parla aprite bene le orecchie. E poi parla la terza volta, come ci informa il Vangelo di San Giovanni, poco prima della Passione, quando i greci cercano Gesù e il padre dice, padre glorifica il tuo nome, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Quindi abbiamo questo fondamento solido, quindi innanzitutto la festa, come dire, della oggettività, della solidità della nostra fede, che è granitica perché è radicata su fatti oggettivi e su segni razionalmente comprensibili, che quindi non ci devono mai per nessun motivo far dubitare. Secondo, San Pietro dice: abbiamo una speranza migliore rispetto a quella fondata sulla parola dei profeti. Quindi, perché questa festa, come storicamente Gesù fece questo gesto. Ed è per questo che la Chiesa ce lo mette la seconda domenica di Quaresima. Perché? Per dare coraggio e forza ad affrontare la passione, sia quella di Gesù, in cui sarebbe potuto venire il dubbio, ma questo era veramente Dio? Sì che sono Dio, ve l'ho fatto vedere, quindi non temete.
è tutto sotto controllo. Ma questo vale anche per le nostre tribolazioni. Non dobbiamo mai dimenticare che sì, nei momenti delle prove, delle tribolazioni, è un momento in cui il Signore ci chiede di abbracciare un po' di croce, ma un po' di croce termina sempre in gloria, perché non è che Dio non c'è, non esiste, che tutto è un caso, che siamo in balia di un destino cieco, che chi lo sa che succede, adesso è andata male, c'è la sfortuna, ci sono i rovesci, tutte altre stupidaggini. Si arriva al momento della tribolazione e della prova, il Signore ci sta mettendo in questa situazione perché gli sta preparando una corona di gloria più grande, anzitutto, poi per tante altre motivazioni che lui sa e che noi sapremo soltanto nell'altro mondo. Ma questo, quindi queste due cose, questi due elementi che ci portiamo dietro da questa festa, quindi non c'è dubbio che Gesù è Dio e non c'è dubbio che ogni croce va a finire in gloria, ecco, questo proprio deve rimanere stampato nel nostro cuore, perché è questo il senso principale sia della festa che celebriamo, sia del perché il Signore, con tutta quanta questa ricchezza, quindi il Mosè ed Elia, la nube, il ricordo di Israele nel deserto, la voce del Padre, quindi con tutto questo corollario di testimonianze incontrovertibile, appunto ha fatto fare agli apostoli questa esperienza, perché ne parlassero appunto dopo la risurrezione, quindi a testimonianza ulteriore, preventiva, di quello che la risurrezione avrebbe significato dopo la morte di Gesù. Siano lodati Gesù e Maria.